Ogni banca offre un termine massimo entro cui revocare un bonifico sbagliato. Di solito questo termine è di 2 ore, anche se alcuni istituti consentono di agire entro la fine della giornata lavorativa, ma ciò presuppone il fatto di accorgersi subito dell'errore commesso, il che non succede quasi mai. Una volta preso atto che i soldi sono stati accreditati ad un soggetto diverso rispetto al beneficiario, non spetta alla banca stornarli e restituirli all'ordinante. Piuttosto deve essere quest'ultimo a contattare chi ha ricevuto i soldi per errore per farsi ridare quanto gli è dovuto. Se non dovesse adempiere, lo si potrà citare in causa con un'azione di arricchimento ingiustificato. Prima però si potrà tentare con una raccomandata di diffida, anche a firma di un avvocato, e poi con una querela per appropriazione indebita, che è un reato che prevede la reclusione fino a 3 anni, oltre a una multa. E la banca può essere chiamata in causa? Secondo la Corte di Giustizia Europea non esiste alcun obbligo dell'intermediario finanziario di verificare la corrispondenza tra l'IBAN e il nome del beneficiario. L'istituto di credito dunque è esente da qualsiasi responsabilità se effettua il trasferimento del denaro sul conto corrispondente all'IBAN indicato dall'ordinante. Non è tenuto a procedere ad alcun tipo di controllo ulteriore.